Buon salve a tutti quanti ragazzi. Parliamo di un altro mazzo strano? Parliamo di un altro mazzo strano. Mi è stato chiesto di sforare il classico confine dello standard in cui quasi ogni mazzo è possibile e così ho fatto quel piccolo passetto in più ritrovandomi nel formato Modern per il quale ho rispolverato un mio antico ed economico progetto. Mardu Aristocrats. Cos'è un mazzo Aristocrats? Il mazzo nasce come tricolor bianco-rosso-nero ai tempi dello standard tra Innistrad e Ravnica. La stampa dell'aristocratica del consorzio dà al mazzo quel qualcosa che prima gli mancava, un motore di sacrificio con cui drenare vita all'avversario grazie all'artista sanguinario di ritorno di Avacyn. Ed un nuovo umano da inserire in una shell sinergica che sfruttasse quel particolare archetipo con carte come Campione del Popolo oppure l'aristocratica Falkenrath. Battaglia per Zendikar riporta in auge l'archetipo col tagliagolo di Zulaport, che è la stessa versione, la stessa cosa dell'artista sanguinario con uno in più di forza, dando quindi un senso alla carta Rally di Ancestor e facendo nascere uno dei più insopportabili mazzi degli ultimi anni. Immaginate quindi cosa si possa ottenere in un formato in cui possiamo usare sia il tagliagolo di Zulaport che l'artista sanguinario. Prima di mostrare la lista, però, ho bisogno di specificare tre cose. Pur avendo lo svantaggio di non essere un tier 1 e nemmeno 2 o 3, questo mazzo è assolutamente budget. Andate a spendere probabilmente solo per il comparto di terre, ma essendo che la maggior parte sono fastland di Kaladesh, dovreste riuscire a reperire un po' tutto abbastanza facilmente, visto che è ancora in giro. La base del mazzo è bianconera ed esistono versioni tricolori di questa lista sia Abzan che Mardu. Io ho scelto la versione Mardu che ritengo un pelo meno stabile, ma che sfruttando l'abilità delle creature rosse di fare danni un po' qua, un po' di là in giro, la considero più interattiva. Va detto che entrambe le versioni hanno ricevuto un potenziamento da Kaladesh, con le carte Spinta Fatale ed Attivista Rinnegato. Questo non è tra i mazzi più semplici da usare. Come tutti i combo che richiedono la presenza di molti pezzi in gioco, è suscettibile ad un sacco di minacce e non è facile da manovrare. Ora guardiamo il mazzo e come l'ho strutturato. Lo scopo è semplice: drenare le vite avversarie avendo quante più possibili copie di artisti e tagliagole insieme ad una carta tipo Gusciu Nantucco che possa sacrificare un qualsiasi numero di creature a costo zero. Per fortuna nostra, il panorama del Modern ci offre due motori di sacrificio molto più performanti e meno costosi in termini di mana. Aristocratica del Consorzio, spesso useremo la sua abilità solo per sacrificare qualcosa. Il fatto che prenda protezione da un colore è un bonus aggiuntivo e per questo due copie possono bastare. Veggente di Viscere. Melira Combo non è l'unico mazzo che possa usare questo fantastico vampiro. Sacrifica una creatura e ci permette di aggiustarci le pescate grazie a Scry, aumentando le possibilità di pescare i pezzi necessari alla nostra combo. Ora che abbiamo chiaro come sacrificare, manca la parte più importante. Cosa? La creatura per eccellenza, a mio parere, è Viaggiatore Condannato. 1-1 umano bianco che quando muore lascia uno spirito volante. Insomma, un pezzo che possiamo facilmente sacrificare per avere un altro pezzo. Immancabile in qualsiasi versione. Alcune versioni hanno provato a giocare anche il campione del bagno di sangue, ma io penso di poterne fare a meno perché l'abilità incursione ci costringe ad attaccare e ad usare mana per rianimare, che non è proprio il massimo. Sempre grazie a Zendikar, la versione Abzan ha potuto aggiungere la Spora Vescicolare, versione potenziata del viaggiatore che, oltre a lasciare giù un secondo pezzo, dà pure mana. Io, avendo optato però per il terzo colore rosso, ho scelto i predoni di Keldon che hanno un body esagerato per essere un drop a 2 e che fanno danno anche solo entrando o lasciando il terreno. Ai predoni, poi, si aggiunge l'apprendista maga Scintilla che ci permetterà di fare danni anche alle creature, uccidendo accellerini o creature con uno di costituzione entrando in gioco.
Per concludere il comparto creature, il blocco di Tarkir ci ha regalato un mago davvero utile al nostro successo, Aruspice Macabro, tra i due a costo 3, che ci farà pescare ogni volta che una nostra creatura non pedina muore. Potremo quindi sacrificare un predone di Keldon che morendo farà un danno. Potremo scryare uno grazie al veggente e poi pescare. Magari la carta forte che ci siamo messi in cima al mazzo scryando. Inoltre, dreneremo tante vite quanti sono gli artisti ed i tagliagole che abbiamo in gioco. Paura di finire le cartucce? Nessun problema. Eccoci pronti a ricorrere alle magie non creatura del mazzo. Prima vi ho citato Rally di Alcestor, ma la vera star del mazzo è Return to the Rings. Una sorcery con Convoke che tappando mana o creature ci consentirà di rianimare X costi 1 o 2 dal cimitero, rimettendo in gioco tutto quello che abbiamo sacrificato in precedenza. Lo stesso discorso vale per Rally di Ancestor, un po' più costoso a livello di mana, ma che oltre ad essere instant ci permette di recuperare dal cimitero anche la ruspice e scombare ancora meglio riempiendoci la mano. Dato che questo mazzo interagisce molto col cimitero, abbiamo bisogno di essere ben protetti contro creature fastidiose come Melma o Kalitas, o pezzi di altre combo come ad esempio Melira. Fortunatamente il Tricolor Mardu ci offre le tre migliori removal a costo 1 di sempre. Dovendo fare una scelta, io lascerei da parte il Fulmine. In una prima lista avevo inserito 4 PTE di main, ma ora che Kaladesh ti ha portato spinta fatale, possiamo inserire questo removal nel mazzo senza il dannoso drawback di regalare una landa all'avversario. Sempre proveniente dal blocco di Kaladesh, abbiamo ricongiungimento catartico che ci riempie il cimitero e ci aiuta a pescare le lande mancanti per poter tirare un rally o un return to the ranks abbastanza efficace. Attualmente la mia lista è impostata così come vedete ora. Concludiamo il mazzo dando uno sguardo alle lande. Abbiamo bisogno di diversi colori il prima possibile e magari senza morire di troppi danni. Le nuove Fastland di Kaladesh si sono rivelate utilissime da questo punto di vista. Siccome il mazzo monta 20 lande in totale, ho preferito quindi evitare Shockland e Fetchland, ma volendo aumentare la possibilità di avere facilmente doppi colori, sono ricorso a due copie ciascuna delle Checkland di Innistrad. Per finire, imbastiamo pure una side con quello che secondo me dovrebbe esserci in questo mazzo per migliorare i nostri matchup contro i mazzi del meta. 4 Stony Silence per gestire affinity e reliquie in primis. 3 Wear and Tear contro incantesimi molesti, primo tra tutti Rest in Peace. 2 per Ladra di Ventura, che essendo un'altra morph può servire per distrarre l'avversario che magari la scambia per la ruspice macabra girata e, una volta ritrasformata, ci permette di essere protetti contro mazzi molesti come agro o combo. 2 copie di estrazione chirurgica contro dredge e control. 2 alleanza benedetta contro mazzi aggressivi o botti. E, perché no, le ultime copie di Rally di Ancestor e il ricongiungimento catartico, in modo da poter aumentare ancora di più inside, in modo da poter aumentare ancora di più col side la possibilità di vedere prima queste carte e scombare. E con questo anche il side è ultimatum. Buon divertimento e buona scombata!